Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Ciao Darwin, perdonate la faccia ma non sto assolutamente tanto bene. Stasera ci dovrebbero essere gli atti alti contro i bassi. Voi siete alti o bassi? Io sono nella norma, credo, non lo so. Comunque sono alta 1,70 m, quindi credo di essere abbastanza alta. Adesso inizia la puntata, c'è la sigla e poi iniziamo. Come sempre, ciao Paolo! Madre Natura è bellissima e questa sera è italiana e si chiama come me Sara Croce. Bella. Devo dire che assomiglia a una Barbie. Bella, davvero molto bella. Con Luca che è Trump praticamente. Luca che è Luca, sì, vabbè, ciao Sara. Luca che è Trump, cioè è bellissimo, con quel parrucchino biondo al top. Flavio Briatore, Anzi, il nuovo che Presidente ci della piacciono io, Repubblica. che Fabrizio Corona. Ah, proprio Corona! Corona sta sempre dentro, però è vero, ed è questo un discorso che adesso non c'entra assolutamente nulla, ma ci sono persone che al di fuori di Corona fanno cose più gravi, stanno sempre fuori. Però vabbè, questi sono discorsi che adesso non c'entra assolutamente nulla. Però ne avrei anche da dire tante su questo. Ci rinuncia, vai 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 vai, Ele! No, che infame, così non ce la farei mai. No, Un disastro, un disastro. E dopo Davide, comunque gli alti, vediamo i bassi, vediamo gli alti cosa combinano. La vedrò tragica anche per loro, però magari essendo più alti hanno le gambe più lunghe, chissà. vai, vai, brava, e una ce l'ha fatta. Vai, 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 boom, a un passo dalla fine, no. Pure credevo che i lunghi fossero più bravi dei corti, invece è un disastro, l'avevo detto che più o meno, vabbè, è un disastro, è un disastro. Adesso è il tempo della macchina del tempo, chissà dove andremo a finire e soprattutto cosa combineranno. In paradiso. Con le piramidi dietro siamo capitati in paradiso, però perché sono tutte donne, lui sembrava che non abbia mai visto una donna, poverino. Ah, già arrivato nel mondo delle donne, dai. Nel mondo delle buone, no, nel mondo delle donne ci è arrivato, bravo, qui ci vorrebbe un applauso. Però meno male che il piccolino non aveva il popò, però ha scoppiato più palloncini di quella che diceva che l'aveva. E beh, mai vantarsi. Comunque sì, sono bravi, dai. Ce la faranno? A me del dibattito poco mi interessa perché sembra che sono tutti pazzi che si urlano l'uno contro l'altro, quindi ognuno ha le sue motivazioni. Alla fine quello che penso io, il bello è dentro di sé e non è né l'altezza né altro, c'è l'altezza estetica. Ma se sei bello dentro e sei basso, vale più di uno alto, ma che vuoto dentro, secondo il mio parere. Quindi io sorvolo la parte dei litigi perché non mi interessa. E aspettiamone direttamente alla prova coraggio che io sinceramente non farei a prescindere perché spesso ci sono gli insetti e io ho la fobia degli insetti, brutta cosa, ma io proprio appena vedo un insetto esco pazza. Quindi vediamo. Oh vabbè, no, Yagi no, raga, no. Dio Sì. mio. Ho una faccia sconvolta, vi giuro, vedete tutti quei aghi nella pelle. Mi ha fatto una cosa allo stomaco. Stasera ancora non mi ero addossato i capelli. Strano, eh? Però, mamma mia, coraggio. Che gira come una trottola. Veramente da un'altra parte il corpo. Nel sedere. Questa è la scusa buona cinesino per toccare il popò. Lasciando che le prove coraggio sono davvero da coraggio, questa qua mi risentivo anch'io gli aghi in faccia e dappertutto praticamente. Sono state davvero brave, a prescindere chi vince o chi no, sono state brave e io sarei scappata, giuro, non avrei accettato. Io non avrei accettato. Dura la tanto, tanto attesa sfilata. Vediamo un pochino, sono curiosa, sono proprio curiosa perché mi piace. Yelach, che stile! Dico io, le Davide escono davvero così, con quei calzettoni. Orrendo, non mi piace per niente questo stile. Cioè, il vestitino non è male, ma i calzettoni.
Per quanto riguarda l'altro look, invece è carino, bello, mi piace. Aggiudicato. Ok, vedete questa qua che adesso vi indico, che adesso stanno facendo vedere. Quella ragazza che vi ho indicato è l'amica della diva del tubo ed è campionessa mondiale di pole dance. Lei di pole dance è la diva del tubo del ball busting. La diva sponsorizzata, perciò lo so, ragazzi, lo so. E tra l'altro la seguivo anche su Instagram, se non sbaglio la seguo ancora, ed è bravissima. La pole dance, tra l'altro, mi piace tantissimo. E quindi ecco la sua sfilata. Ah, questa sarebbe la discoteca. Quella è la discoteca, quella mi sembra più che altro carnevale. No, vabbè, ciao proprio. Ah, intimo maschile, tutto, giustamente le donne escono fuori di sensi. Vediamo questo tanto atteso intimo maschile, visto che ho considerato che vediamo sempre donne. Vabbè, però gli addominali, dai. E non perché di colore, e non perché basso, ma non mi piace, proprio lui non mi piace diviso. No, male non è però. Male non è, ma il classico tipo sono bello, sono alto, posso avere tutto. Ciao caro, ciao. Essendo finita la sfilata, quale tra Golia o il Davide vi è piaciuto di più? A me i piccolini, il Davide quindi. E ora la sfida finale, quindi ci siamo quasi alla fine del video e della puntata e me ne vado, levo il disturbo se siete arrivati fino a qui. E con l'auto che non circolerà più nel 2014, quindi quella diesel, hanno vinto il Davide. Ebbene sì, ragazzi, stasera la connessione mi ha mantenuto, ma anche se a volte mi ha fatto gli scherzi, ma ce l'ho fatta. Brava connessione, brava. Se vi è piaciuto guardare la puntata insieme a me, regalatemi un like se vi fa piacere o un dislike se la puntata non vi è piaciuta. Io me ne vado a dormire. Bravo, chi ha vinto e basta. Niente di più, niente di meno, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!